Ciao Surfamily! No, oggi non inizio con nessun circo disagio perché, raga, non saprei con che canzone cominciare. Anche se ne avrei mille super trash, ma teniamo il momento serioso perché sì, oggi sono qui ad aprire l'ennesimo uovo di Pasqua, o meglio, l'uovo Bauli al latte di House of the Dragon. Ma prima di cominciare, keep calm, stay tuned and sigla! Hola Surfamily and welcome back to my channel, ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo e super fantastic video. Ebbene sì, perché come avrete ben capito, oggi sono qui ad aprire insieme a voi l'ennesimo uovo di Pasqua, l'ennesima novità 2024, almeno credo, ovvero l'uovo di Pasqua Bauli di House of the Dragon. Ma prima di cominciare tutto l'ambaradan dello scartappacchiamento, eccetera, volevo precisare una cosa che succede soprattutto su Instagram, ovvero nei commenti c'è gente che dice: ma che senso ha aprire le uova di Pasqua un mese prima? Allora, innanzitutto lo faccio per piacere personale, un po' anche per fidelizzare nuovi utenti ai miei vari canali, ma soprattutto per dare un'idea a voi pubblico di quello che ci potrebbe essere all'interno di ogni singolo uovo. Quindi prima di cominciare ad aprire questo fantastico uovo, se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, lasciatemi un bel like a questo video. Se siete noi e volete far parte anche voi della Magica Surfamily, iscrivetevi tantissimo al mio canale YouTube, e inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, o meglio Instagram e la mia pagina TikTok. Qua in sovraimpressione vi lascio tutti i vari nickname, perciò followatemi. Ma adesso bando le ciance, ciancio le bande e cominciamo. Allora, innanzitutto questo è l'unico e originale uovo della serie TV House of the Dragon. È distribuito da Bauli, costa all'incirca 10 euro e l'ho trovato all'Esselunga, anche se lo potete trovare anche al Conad. È un 240 grammi di cioccolato al latte finissimo. L'anno scorso ho aperto quello del Trono di Spade, quest'anno tocca lui, anche se è una serie che non ho seguito con grandissima attenzione, perché raga, è un po' come il Trono di Spade, è un po' infinita e dopo un po' io perdo il filo. Però comunque, raga, sono molto curioso di scoprire cosa c'è al suo interno e quindi eccoci qua. Oh my god. Questo è l'uovo. Ovviamente sul cartoncino c'è il logo della serie con anche lo stemma principale. Il pattern utilizzato per tutta la confezione scrocchiarella, appunto, come vedete, è il dragone, questo qua, insomma, su sfondo marrone e logo rosso. Sulla banda c'è Bauli con il logo del telefilm, e adesso andiamo ad aprirlo, ovviamente molto delicatamente, e non si sente niente all'interno, ma sicuramente c'è la surprise. Fatemi sapere giù nei commenti se avete seguito questa serie TV o se non l'avete seguita. Ok, questo è il cartoncino fatto così, adoro, perché anche questo uovo è stato chiuso con lo spago, insomma col cordoncino tra l'altro argentato. E questo è l'uovo. Oh, ma raga, ma fateci caso, quest'anno non ho ancora aperto nessun uovo un pochettino più serioso, nel senso cioccolato al fondente, alle nocciole, eccetera, ma quelli arriveranno dopo. Ok, questo è l'uovo. E sentite, momento psycho tra 3, 2, 1. Io non vi offro il disagio all'inizio, ve lo offro a metà del video, top. Ovviamente, come ogni Bauli, l'apertura non è per verticale, ma bensì per orizzontale. E guardiamo di aprirlo giusto, per poi fare anche l'unboxing su TikTok. E ovviamente, come immaginavo, un po' come l'uovo di Pasqua del Trono di Spade, ho trovato
se non erro, un bijou a tema. Questa qua è la scatolina, tutto veramente molto serioso e adoro. Tra l'altro qualcuno mi ha anche chiesto se qualche gadget che ho trovato in queste uova di Pasqua lo venderò su Vinted. Tante cose le ho già caricate, ma alcune cose riguardanti serie TV, cartoni, eccetera, li tengo perché poi li porterò a una mostra mercato del giocattolo che si tiene a Cremona il 7 aprile. Se siete della zona e volete passare, probabilmente quasi al 100% sarò lì ad esporre un po' di cose di collezionismo, eccetera, puffi e non puffi, e tante cose che trovo nelle uova sicuramente le espongo e saranno in vendita. Ok, e all'interno, raga, adoro, perché ho trovato un bracciale, ha fatto benissimo perché, raga, sono quei bracciali multicordoncino che fanno anche un po' di design. E all'interno ho trovato appunto questo bracciale con un charms, dove da una parte c'è il drago principale, bellissimo anche questo colore bronzato, dove c'è il drago, cioè ovvero il logo principale della serie TV, e sul retro abbiamo la scritta House of the Dragon, così, cioè il logo, molto bello, fatto bene, tra l'altro regolabile. Vorrei dire che è fatto in caucciù, ma non è fatto in caucciù, ecco, sappiatelo. Bello, mi piace proprio. Anzi, regola così e voi infilate il vostro braccialetto. Ho la mano forse un po' troppo grossa, però vabbè, dettagli. Mi piace un sacco. Tra l'altro questo bronzato fa un sacco classe. E poi sono braccialetti che, cioè, anche se non amate la serie TV o non l'avete seguita, sono secondo me braccialetti che fanno comunque la loro figura, e ovviamente nessuno verrà a guardarvi il polso, potete metterlo anche con un outfit. E quindi niente, raga, questa qua era una delle tante, cioè, tra l'altro notare anche la scatolina molto serious che trovate in allegato. E quindi niente, raga, bijou realizzato con cordino sintetico e Zama, Made in Italy, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi niente, raga, questa qua era una delle tante sorprese che potete trovare all'interno dell'uovo di House of the Dragon by Bauli. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, ma soprattutto vi abbia strappato un sorriso, perché quello è l'importante. E se è successo così, ovviamente lasciatemi un bel like, e se siete nuoi e volete far parte anche voi della Magic Azure Family, iscrivetevi in tantissimo al mio canale YouTube. Inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, o meglio Instagram e la mia pagina TikTok. Io per adesso vi mando un super mega kiss swirloso a tutti, un abbraccio virtuale e ci vediamo al prossimissimo video. Ciao!